Margaret, un premio rivelazione importante, quello che ti ha dato il cinematografo, la rivista del cinematografo, cosa ne pensi? Ma sono molto davvero onorata, è un premio che mi riempie di gioia. Poi riceverlo dalle mani di Monsignor Ravasi, ecco, le parole di Viganò, del presidente, mi lusingano molto, veramente. Per me sarà il mio portafortuna in assoluto. Riceverlo in un contesto sicuramente di un festival che tratta delle tematiche sociali e non commerciali. E, ripeto, per me mi auguro che questo sia il mio portafortuna ed è un premio importante. Riceverlo anche qui, in Vaticano. La tua carriera è iniziata da poco, ma ha già avuto un'ottima esperienza, quella con Tornatore nel film di Baria, che rappresenterà il nostro paese agli Oscar. Adesso sentivamo in prima in conferenza stampa, interpreti una giovanissima Sophia Loren. È vero, adesso interpreto una giovanissima Sophia Loren, così come qualcuno ha scritto, Tornatore l'ha tenuta a battesimo e adesso la Loren cresima. Devo dire che mi rendo conto di essere stata molto fortunata, ecco, e tutto questo sicuramente grazie a Tornatore, al mio maestro, perché è stato lui che mi ha dato questa possibilità, ha creduto in me, e io ho sempre cercato durante le riprese di non deluderlo mai. Io ce l'ho messa tutta e spero, insomma, di essere riuscita in qualche modo a non deluderlo, ecco. E poi l'incontro con Sophia Loren, anche quello è stato un dono meraviglioso, straordinario. È un'altra grande scuola, dopo la scuola Tornatore, adesso scuola Loren. Sono molto fortunata, veramente. Ti ha già dato dei consigli a Loren? Certo, è capitato, capita durante le pause di parlare e di confrontarci. Io le ho raccontato la mia esperienza di Baria e lei mi ha raccontato anche tantissime cose dei suoi film passati, delle sue esperienze, mi ha dato dei consigli che tengo per me. Assolutamente. Un'ultima battuta veloce: andrei a Los Angeles per la notte agli Oscar? Beh, noi siamo rientrati 3 giorni fa da Los Angeles, dove abbiamo presentato, c'è stata la prima proprio del nostro film, tra l'altro molto applaudito, insomma, speriamo bene, non ci resta che attendere il 2 febbraio. Grazie, allora. Grazie, Maggio. Un bocca al lupo.